risveglio a tutti, cari fratelli, care sorelle e cari amici, in questo giovedì 14 gennaio. Non accontentiamoci degli ideali. E leggo dal libro dei Proverbi, al capitolo 29, versetto 18. Se il popolo non ha rivelazione, è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. C'è differenza fra ideale e visione. Il primo non ha ispirazione morale, mentre il secondo ce l'ha. Chi si attiene agli ideali raramente fa qualche cosa. Egli può ricorrere allo stesso concetto di divinità per giustificare la deliberata inerzia davanti al dovere. Giona sosteneva che, essendo Dio un Dio di giustizia e di misericordia, nessuna delle calamità previste sarebbe sopraggiunta. Anche un concetto esatto di Dio può fornirmi un pretesto per non fare il mio dovere. Ma quando c'è una visione, c'è anche una vita vissuta con rettitudine, perché la visione impartisce un incentivo morale. Gli ideali possono farci scivolare dolcemente fino alla rovina. E allora stai bene attento a quello che è il tuo stato spirituale in questo momento. Controlla se hai solamente degli ideali, oppure se hai la visione di Dio. Se ciò che l'uomo vorrebbe raggiungere non sopravanza, quello che è a tiro della sua mano, a che serve il cielo? È scritto nella sua parola. Quando mancano le visioni, dobbiamo stare molto attenti. Perduto di vista il Signore, tante volte diventiamo trascurati, lasciamo andare certi freni, tralasciamo di pregare, perdiamo la visione di Dio fin nelle piccole cose e cominciamo ad agire di nostra iniziativa, con i nostri concetti, con i nostri pregiudizi. Se ci nutriamo di ciò che è a portata di mano, invece, se le nostre azioni sono fatte secondo i nostri programmi e criteri, senza attendere che Dio intervenga, siamo su un terreno in discesa. Abbiamo perduto la visione. E allora che cosa dà vita al nostro comportamento di oggi? Scaturisce dalla visione di Dio? C'è in noi l'attesa per grandi cose che Dio possa fare, più grandi di ogni nostra previsione? In questo consiste la freschezza di una vita vissuta spiritualmente. In questo sta il vero vigore. Che il Signore ti possa benedire e che possiamo riflettere su quello che oggi ci ha voluto insegnare. Amen.